Buonasera, siamo nel tardo pomeriggio. Sono qua perché ho bisogno di una boccata di aria pura, una boccata di verità. È l'unica cosa che la verità può dare, è andare in giro per boschi a contatto con la natura. Siamo vicini alle Red Nazione, come dico io, avremo il ballottaggio. Tutta questa politica, rappresentanti politici arroganti, con una iattanza vergognosa, come se nulla fosse successo, si stanno adoperando con un capo che è obnubilato, ha perso il cervello, a controbattere in ogni modo con offese, con situazioni e posizioni veramente anacronistiche, superate dal ventennio fascista, a controbattere quella che è stata la vittoria ben meritata di un uomo probo e onesto. Hanno messo in campo tutto ciò che non è lecito, ma soprattutto tutto ciò che non è lecito, tipo la monopolizzazione delle televisioni, dei media, eccetera. Perderanno anche questa volta. Ma io devo dire francamente, con molta amarezza, non mi sento più rappresentato come italiano da questa classe politica, e ancor meno mi sento rappresentato dal ministro, dal primo ministro, il quale primo ministro sta tralasciando, facendo esclusivamente i fatti propri, le necessità degli italiani. Io in questo momento mi sento metalmeccanico, io in questo momento mi sento studente, mi sento disoccupato, mi sento cassa integrato, e soprattutto mi sento, come dire, sono pensionato. Pensate un po', io vorrei sapere se questo primo ministro si rende conto che quando regala delle buste con 10, 12, 15 banconote da 500 euro a delle sciacquine, a delle escort, a delle puttane, ditela come vi pare, sia per dazione di prestazione, e non è molto discutibile, e forse anche il peggio, gratuitamente. Dico, si domanda che in Italia esistano una decina di milioni di pensionati i quali non hanno mai visto nella loro vita una banconota da 500 euro e che con 500 euro vivono un mese. Come vivono? Bah, come vivono, se lo domandi il presidente. E questo politico regala vergognosamente, perché è un'offesa alla miseria che in questo momento pervade sull'Italia, regala, diciamo, con una busta da 10 pezzi da 500, 5.000 euro, che sarebbe la possibilità di sopravvivenza e basta per ben 10 pensionati. Pensioni da 500 euro al mese, caro il mio primo ministro. Ma si metta la mano sulla coscienza, se la metta sul cuore e si vergogni e si guardi nello specchio, e pensando e ripensando queste cose, glielo do io un suggerimento: si sputi nello specchio, si sputi addosso. E io devo essere rappresentato da questo elemento? No, assolutamente. Presto sarà finita e lo sa perfettamente. Lui sta giocando male le ultime chance, perché un buon giocatore non mette sul piatto tutto come sta facendo lui, si lascia sempre una riserva, la possibilità di poter giocare un'altra volta. Lui sta mettendo tutto sul piatto, perderà ancora perché l'Italia e soprattutto gli italiani si sono stufati, si vergognano all'estero di dire che sono italiani. Si vergognano di essere rappresentati da un barzellettiere, da un satiro, da un petit homme. Si vergognano e non meritano questo. L'Italia ha avuto una
civiltà millenaria, è in tutto il mondo conosciuta come patria del diritto, come patria della bellezza, dei musei, della civiltà. E questo elemento non fa altro che minimizzare, che ridicolizzare tutto ciò che per millenni l'Italia e gli italiani hanno provveduto a creare, la bellezza dell'Italia. Si levi di torno, ma faccia un'opera buona, ma soprattutto per se stesso, perché ormai è sbertucciato anche dai suoi. È possibile mai che si veda che abbiamo un triumvirato che con la batosta che è stata presa si mettano insieme e fanno un comunicato dove dicono che abbiamo avuto un pareggio, pareggio. Ma questa è la cazzata del giorno. Ma non si vergognano fra di loro, ma prendano in giro anche i loro stessi elettori. Ecco perché la batosta c'è stata l'altra settimana e ci sarà anche quella definitiva. Arrivederci.